Il telefono mi svegliò molto presto. Sono Juan. Pablo è morto. Passo a prenderti tra 20 minuti. Era Gomez Millas, il rettore dell'università. Arrivammo alla clinica poco prima delle 8. Avevano già spostato il corpo di Neruda in un angolo vicino alla cappella, ma la bara non era ancora arrivata. Il corpo giaceva su un tavolo avvolto in un sudario bianco. Solo il volto restava scoperto con una sorridente espressione di pace. Doveva averla fatta emergere da dentro l'anima prima di morire, suprema risposta alla brutalità che regnava tutto intorno. C'erano la moglie Matilde, la sorella Laurita e il segretario e amico Omero. Cominciarono ad arrivare i fotografi, corvi che si gettavano su quello che restava del poeta. Non fate più foto, per favore. Finsero di non sentire. La signora Neruda ha chiesto di non fotografare. Rispettatela, oppure uscite di qui. Tra i fotografi c'erano agenti della polizia. Poi arrivarono altri amici ed arrivò la bara. Nel trasferirlo nella cassa, Coloane gli abbottonò un lembo della camicia vicino alla cintura, che stringeva quel che restava del suo corpo massiccio. Non era nelle condizioni fisiche per poter affrontare le difficoltà. E lo sciopero dei medici che fu parte del golpe lo privò della cobaltoterapia che stava facendo a Valparaiso. Ci andava regolarmente per un trattamento decisivo che teneva il tumore sotto controllo. Ho due opzioni. O la faccia gonfia o morire. Diceva faccia gonfia con il suo umorismo di sempre, riferendosi al gonfiore artificiale prodotto dal cortisone. A Isla Negra trascorreva ormai più tempo a letto che in piedi, ma era sempre più informato di noi. Guardava la televisione, ascoltava la radio e leggeva giornali che gli giungevano da tutte le parti. Fu proprio in quei giorni che scrisse un messaggio alla gioventù del mondo, definendo il Cile un Vietnam silenzioso. Uscimmo verso la casa di Neruda, che non era lontano dalla clinica. Formammo un piccolo corteo. Ma una volta arrivati, non potemmo entrare. L'ingresso era allagato dall'acqua e dal fango. Quelli della giunta erano stati lì e avevano fatto il loro sporco lavoro. E così provammo per l'accesso posteriore, dove ci aspettava un gruppo di una quarantina di giovani. Avanzarono verso il feretro e gridarono con i pugni chiusi: compagnero Pablo Neruda, presente! Ahora y siempre. Fu quello il primo grido che si sentiva in mezzo a questo silenzio imposto dal terrore. Non si poteva entrare neppure da quel lato. Avevano deviato il canale che passa poco sopra sulla collina, provocando una forte caduta d'acqua che aveva allagato la casa. Che fare? Qualcuno suggerì di portare Pablo alla società degli scrittori. Pablo voleva essere portato a casa sua. Non lo porteremo da nessun'altra parte. Le diverse stanze di questa incredibile casa dell'immaginazione fatta costruire da Neruda erano state devastate. Vetri rotti e montagne di cenere mescolate
alle cose preziose collezionate da Paolo in tutta la sua vita erano al suolo. Quadri, oggetti rari, libri mezzo bruciati, gioielli antichi, piume di uccelli orientale, tutte quelle cose che Neruda aveva raccolte con passione nei suoi viaggi. Alcuni compagni iniziarono a pulire i vetri rotti sul pavimento e a metterne dei nuovi alle finestre. Non lo fate. Pablo avrebbe voluto trovare tutto come lo hanno lasciato i devastatori. Martedì 18 settembre, giorno dell'indipendenza politica del Cile. Esattamente una settimana dopo il golpe militare, il fisico di Neruda cedette di fronte alla crisi provocata da quei giorni. Ne aveva abbastanza. Tutto gli era stato tragicamente chiaro fin dall'11 settembre, dalla notizia del bombardamento della Moneda e dall'eroica morte del suo amico Salvador Allende. Ebbe la dimensione di quanto stava accadendo quando 3 o 4 camion carichi di militari armati raggiunsero il portone della casa di Isla Negra per cercare mitragliatrici o bazooka nascosti sotto il suo letto o dentro la vecchia locomotiva in cortile o tra le meravigliose edizioni di Rimbaud. Mentre Matilde veniva interrogata in modo decisamente poco educato. Entra Manuel molto spaventato. È una perquisizione. Io sono molto nervosa per quello che ho in mano. I fogli con le parole di Pablo sulla morte di Allende. In camera da letto c'è un grande piatto di legno dove teniamo le ultime riviste. Metto lì questi fogli che scottano e scendo a parlare con i soldati. Li accompagno subito in camera. Pablo non si è ancora alzato. Appena entro, guardo il piatto con le riviste. Per fortuna, non è una perquisizione minuziosa e scendiamo nella biblioteca, fra i 1000 oggetti di Pablo. I soldati guardano dappertutto. All'improvviso uno batte forte un colpo sul pavimento. Ha dei sotterranei questa casa? Non faccio in tempo a rispondere. In quel momento entra rapida la donna delle pulizie. Signora, per favore venga. Tengono l'autista sequestrato nella sua stanza. Guardo i soldati e chiedo: per favore, che cosa sta succedendo? Solo in giardino mi rendo conto che la perquisizione non è uno scherzo. L'intera casa è circondata da militari. Ma che cosa pensano di trovare al di là della poesia? Certo. La poesia è un'arma potente, ma loro non lo sanno. Accadde al tramonto, perché l'ufficiale che comandava il plotone ordinò di accendere le lanterne per continuare il lavoro, asse dopo asse, pietra dopo pietra. Per Pablo fu terribile. Era l'aggressione fisica alla sua casa. Non fu saccheggiata. Vennero invece distrutte la Sebastiana, la casa di Valparaiso, piena di collezioni e rarità artistiche, e la Ciascona, la residenza a Santiago, dove lui viveva e scriveva e conservava le sue collezioni. Il giorno dopo Matilde lo trasferì a Santiago con un'ambulanza per portarlo alla clinica Santa Maria. Fu un viaggio interminabile. Li fermarono, li trattennero più volte, li interrogarono. E Pablo Neruda? È molto grave.
Mi guardavano come se non mi sentissero. Lo interrogarono. E questo lo stancò molto. Io non lo avevo mai visto piangere, ma quel giorno vidi le lacrime che gli scorrevano sul viso. Quando il militare se ne andò, mi disse: asciugami gli occhi, Patoja. Lo feci. Su, Pablito, non facciamone una tragedia, fermano tutte le auto, è una sciocchezza. Ma dentro di me piangevo più di lui. Ero stata molto occupata a cercare di nascondere mio marito. Ma il sabato 22 riuscii a raggiungere la clinica. Matilde non c'era. Era andata a Isla Negra a preparare le valigie perché l'ambasciatore del Messico aveva chiesto un aereo per trasportarli nel suo paese e poteva giungere in qualsiasi momento. Verificate le difficoltà di un'adeguata attenzione medica e saputo della distruzione della sua casa a Santiago, Neruda accettò un invito ufficiale del governo del Messico per essere ospitato in quel paese. Matilde tornò a Isla Negra per preparare le valigie con l'indispensabile per il viaggio. Ultimo minuto. El poeta Pablo Neruda se encuentra en estado agónico y se estima que no pasará la noche. Hay prohibición absoluta de visitarlo en la clínica Santa María donde se encuentra. Come stai, Pablito? Con un dolore orribile. Ho male, dalla punta dei capelli fino a quella dei piedi. Non so come stare. Si lamentò dell'assenza di Matilde, che sapeva come alleviargli il dolore mettendogli i piedi in un determinato modo. Le sue condizioni erano gravi, ma ciò nonostante era lì che correggeva alcune ultime pagine. Forse dalle piante, dalle solitudini, dalla vita violenta escono i veri segreti. Profondi trattati di poesia che nessuno può leggere perché nessuno li ha scritti. Si impara la poesia, passo a passo, tra le cose e gli esseri, senza isolarli, bensì unendoli tutti in una cieca estensione dell'amore. Una volta, cercando i piccoli oggetti, i minuscoli esseri del mio mondo nel fondo della mia casa a Temuco, trovai un buco in una tavola della staccionata. Guardai attraverso il buco e vidi un terreno uguale a quello di casa mia, incolto, selvatico. Arretrai di qualche passo perché capii vagamente che stava per succedere qualcosa. Improvvisamente apparve una mano. Era la mano piccina di un bimbo della mia stessa età. Quando mi avvicinai, la mano non c'era più. In suo luogo c'era una meravigliosa pecora bianca. Era una pecora di lana stinta. Le ruote erano scomparse, però io non avevo mai visto una pecora come quella. Allora corsi in casa e tornai con un regalo che lasciai nello stesso posto. Una pigna di pino, semiaperta, odorosa, balsamica, che io adoravo. La lasciai al posto della pecora che presi per portarla con me. Non ho più rivisto la mano, né il bambino. Non ho più rivisto nemmeno una pecora come quella. L'ho persa in un incendio. Ogni volta che passo davanti a una fabbrica di giocattoli,
Guardo sempre furtivamente attraverso le finestre. Però è inutile. Non è più stata fabbricata una pecora come quella. Ma io sono stato un uomo fortunato. Conoscere la fraternità dei propri fratelli è un meraviglioso dono della vita. Però sentire l'affetto di coloro che non conosciamo, degli sconosciuti che stanno vegliando il nostro sonno, la nostra solitudine, i nostri pericoli, il nostro abbattimento, è una sensazione ancora più grande e bella, perché amplia il nostro essere e comprende tutte le vite. Quell'offerta portava per la prima volta nella mia vita un tesoro che mi accompagnò più avanti. La solidarietà umana, la vita, l'avrebbe collocata sul mio cammino più avanti, facendola risaltare contro le avversità e le persecuzioni. Pertanto non sorprenderà che io abbia voluto ricambiare con qualcosa di odoroso, di balsamico e di terrestre la fraternità umana. Così come lasciai in quel posto la pigna di pino, ho lasciato sulla porta di molti sconosciuti, di molti solitari, di molti prigionieri, di molti perseguitati, le mie parole. È questa la grande lezione che ho raccolto nel cortile di una casa solitaria nella mia infanzia. Ah sì, forse è stato solo il gioco di due fanciulli che non si conoscevano e che vollero comunicarsi i doni della vita. Però quel piccolo scambio misterioso rimase depositato come un sentimento indistruttibile nel mio cuore e accese la mia poesia. Come ti senti? Lunedì mi trasferisco in Messico e là migliorerò. Non voleva morire. Voleva attenzioni mediche. Voleva salvarsi, migliorare in Messico. Mi parlò di un'idea enorme che aveva. La Fundación Cantalao. Tutti i suoi diritti d'autore sarebbero stati destinati a una grande casa dove i poeti del Cile, di tutto il mondo, avrebbero avuto l'opportunità di vivere periodi di riposo per dedicarsi alla lettura, alla scrittura. Avrebbe donato a questa grande casa anche la sua collezione di libri di poesia. Libri preziosi, prime edizioni o edizioni rare che Pablo aveva raccolto in tutta la sua vita. Lo stavamo aspettando, quell'11 settembre. Dovevamo portare a termine diversi progetti su cui lavoravamo da tempo. Inoltre, doveva arrivare a Isla Negra il nostro avvocato con lo statuto della Fondazione Pablo Neruda, il testamento di Pablo con il disegno e il plastico dell'edificio principale della Fondazione Cantalao a Punta de Tralca. Tutto era pronto per la firma. Troppa gente, dopo aver consacrato la vita intera alla letteratura, non ha un posto dove dormire e così muore in miseria. E aspettavamo anche José Miguel Varas, che doveva portare a Pablo quello che amava di più, un libro fresco di stampa. La stamperia Kimantú lanciava proprio quell'11 settembre un'edizione del suo libro Canción de Gesta. Che incomoda a veces te siento conmigo vencedor entre los hombres, porque no sabes que conmigo vencieron miles de rostros que no puedes ver, miles de pies y pechos que marcharon conmigo, que no soy, que no existo, que solo soy la frente de los que van conmigo, que soy más fuerte porque llevo en mí no mi pequeña vida,
sino todas las vidas. Y ando seguro hacia adelante porque tengo 1000 ojos. Golpeo con peso de piedra porque tengo 1000 manos. Y mi voz se oye en las orillas de todas las tierras porque es la voz de todos los que no hablaron, de los que no cantaron y cantan hoy en esta boca que a ti te pesa. Ciò che lo preoccupava e lo angustiava maggiormente era quello che stava succedendo fuori. Era inquieto per alcune persone che sapeva in difficoltà e mi parlò di Pajita, la segretaria di Allende. So che sta andando di casa in casa. Vedi come aiutarla. Mi chiese anche di mio marito. È in buone mani, Pablo. Non ti preoccupare. Che si nasconda, mi disse. Che abbia cura di sé, che questi ammazzano. Faticosamente caricarono la bara sul carro funebre. Ma partire fu difficile. Io mi misi subito dietro insieme ad una trentina di operai che erano stati licenziati quel mattino stesso. Gli operai mi dissero che la giunta militare stava ordinando di bruciare milioni di libri prodotti dalla loro stamperia. Dalle fiamme non si sarebbero salvati neppure i libri delle opere di Neruda. La Junta Militare del Governo a los comandantes de guarnición. A partir de este momento procederán a arrestar a cualquier dirigente político o gremial y a cualquiera persona que no obedezca los mandos u órdenes emanadas de las autoridades militares. El país continuará siendo informado exclusivamente. Camminare per strada in quel momento era un rischio enorme. Così istintivamente, per paura di essere arrestati, formammo una squadra, stringendoci l'uno al braccio dell'altro, in quel corteo diretto al cimitero generale. L'ultima notte fu molto tenero con me. Mi diceva: uniti abbiamo superato momenti peggiori di questo. Dormì per qualche ora. Quando si svegliò, non mi riconobbe più. Il suo cuore, la sua coscienza, erano vicini agli amici torturati e sequestrati. Li stanno fucilando, gridava. Alternava momenti di sonno a momenti di delirio. Entrò in coma. Io cercavo di non pensare a niente. Mi afferravo alla speranza della sua grande vitalità. I medici incaricarono Manuel, il nostro giovane autista, di andare a recuperare i farmaci. Non tornò. Seppi poi che era stato fermato, portato allo Stadio Nazionale e torturato. Presi il telefono e parlai con Matilde. Allora mi resi conto che Pablo stava morendo. Le chiesi: che cosa facciamo? La società degli scrittori mi ha offerto la sede.
ma io desidero che Pablo sia vegliato a casa sua. Ma tu sai com'è ridotta la Ciascona. Perché non venite da me? In fondo è stata come casa sua per tanto tempo. Più la casa è devastata, e meglio Pablo ci starà. Già, nella sua casa saccheggiata, Pablo si trasformava nel simbolo della brutalità che la giunta militare stava scatenando in tutto il Cile. La sera stessa parlai con gli studenti di medicina e dissi loro: domani porteranno Pablo alla Ciascona, dovete aspettarlo lì. La morte avvenne alle 22:30 della domenica 23 settembre. Il corpo fu condotto vicino alla cappella della clinica e in un triste corridoio. La sala era occupata da un altro feretro in pompa magna tra fiori e candelabri, sicuramente di qualcuno di destra. Matilde non si separava dai resti di Pablo. Non voleva che si appropriassero del cadavere per farne una mascherata di cerimonia ufficiale, o peggio. Passò la notte in quel sinistro corridoio, tutto il tempo a guardare il viso di Pablo senza dire nulla. Di quando in quando qualche risposta ai giornalisti. Poi finalmente arrivò la bara. Era grigia. Ho chiesto io che non fosse nera. Pablo ha sempre detestato il colore nero ai funerali. Nel lago Budi cacciavano i cigni con ferocia. Si avvicinavano ad essi silenziosamente sulle barche, poi rapidi remavano. I cigni, come gli albatri, intraprendono difficilmente il volo. Devono prima correre scivolando sull'acqua. Alzano con difficoltà le grandi ali all'inizio del volo. Li raggiungevano e li catturavano a bastonate. Mi portarono un cigno mezzo morto. Era una di quelle meravigliose creature che non ho rivisto più in tutto il mondo. Il cigno dal collo nero. Una nave di neve. E il collo come infilato in una stretta calza di seta nera. Il becco arancione e gli occhi rossi. Questo accadeva vicino al mare, en Puerto Saavedra, Imperial del Sur. Me lo diedero quasi morto. Io bagnai le sue ferite e gli spinsi in gola dei pezzettini di pane e di pesce. Rifiutava tutto. Tuttavia, andò ristabilendosi dalle ferite e cominciò a capire che io ero suo amico. E io cominciai a comprendere che la nostalgia lo uccideva. E allora, prendendo in braccio il pesante uccello, lo portavo al fiume. Lui nuotava un poco vicino a me. Io volevo che pescasse. Gli indicavo le pietruzze sul fondo, le sabbie in mezzo a cui nuotavano gli argentei pesci del sud. Però lui guardava con occhi tristi in lontananza. Così ogni giorno per più di 20 lo portai al fiume e lo riportai a casa. Una sera restò più assorto. Si nuotò un poco vicino a me, però non si distrasse con gli insetti attraverso i quali io volevo insegnargli di nuovo a pescare. Se ne stette molto quieto. Lo presi di nuovo in braccio per riportarlo a casa. Quando lo ebbi all'altezza del petto, sentii che si scioglieva come una cintura. Qualcosa come un braccio nero mi sfiorava il volto. Era il suo lungo collo ondulato che cadeva. Così appresi che i cigni non cantano morendo quando muoiono di tristezza. Visitava le fiere, i mercati. Lì poteva conoscere meglio la vita di ogni regione. Conversava con i venditori,
chiedeva che tipo di artigianato facessero. Tutto lo interessava. Aveva una curiosità immensa di sapere che cosa faceva la gente, come lavorava, quanto guadagnava, cosa mangiava, cosa leggeva, come si divertiva. Più tardi, tutti questi ricordi erano alla base della sua vita poetica. Pablo realizza una poesia all'aperto, scrive quello che vede. Lo hanno sentito recitare i suoi versi nei teatri, nelle piazze, nei mercati. È il poeta dell'amore. C'è tanta passione quando canta la sua amata. C'è tanto amore quando canta la natura con i suoi fiumi, le sue montagne, gli uccelli, i fiori, gli alberi. Tutto canta nella sua poesia. E c'è tanto amore per il popolo quando fustiga i tiranni che ci tolgono i diritti più elementari. Prima che fosse notte, guidavo lentamente e all'improvviso, vicino a Curacaví, ho visto un'ombra che agitava timidamente un braccio. Era una donna di mezza età, con i capelli lisci, scompigliati. Una donna del popolo. Mi sono fermata e gli ho chiesto dove volesse andare. Devo andare a Santiago. Bene, bene, anch'io vado a Santiago. Salga, salga, che l'accompagno. Poco dopo abbiamo incontrato un posto di blocco. Ci hanno fermate e hanno chiesto i documenti a me e alla donna. Lei mi ha guardato con occhi terrorizzati. Oh, signora, signora, non ho documenti, non lo sapevo. Il volto del militare si è immediatamente indurito. Ma come si permette ad uscire senza documenti che la identifichino? Allora subito, con il mio miglior sorriso, gli ho detto: guardi, guardi che la signora è impiegata a casa mia. Io la conosco molto bene. Il fatto è che andavamo di fretta e... No, però un'altra volta non dimenticherà i suoi documenti, gliel'assicuro io. Ci siamo fatte piccole, piccole, in attesa che quel Dio ci desse il permesso di proseguire. Lui ci ha guardato di nuovo con aria da inquisitore, poi con un gesto brusco ci ha lasciato andare via. Io ho ripreso a guidare e in quel momento mi è salita tutta la rabbia e il dolore di quei giorni. La donna piangeva. Oh, signora, signora, che paura ho avuto. Ho pensato che lei fosse una momia e che mi avrebbe consegnato al militare. Io l'ho guardata e in quel momento ho notato i suoi occhi arrossati da giorni e notti di pianto. Sul suo volto di donna del popolo c'era quella caratteristica dignità che le distingue. La sua bocca larga, che sicuramente sapeva sorridere allegramente, aveva preso una piega amara. Io gli ho chiesto perché stesse andando a Santiago proprio in quel momento. Vado a parlare con un giudice. Vado a chiedere che mi restituiscano mio figlio. L'hanno arrestato la settimana scorsa, ma non sta a Curacaví. Dicono che l'hanno portato a Santiago. E poi ha continuato parlandomi della sua povera casa perquisita. Si erano portati via quasi tutto. Una radio, secondo lei, molto buona. E altri oggetti di minor valore, ma che sicuramente per lei contavano molto. Il suo racconto, nel linguaggio diretto di una donna del popolo, era
Era impressionante. Quella donna non sapeva dove andare. Non aveva un indirizzo, non conosceva Santiago, ma voleva che la portassi al Palazzo di Giustizia. Lì qualcuno mi ascolterà. Io non me ne vado fino a quando non mi restituiscono mio figlio. Povera madre. Povera madre illusa. Non si rendeva conto di quello che stava succedendo. Continuava a ripetere che non poteva tornare a casa senza il figlio. Arrivate a Santiago, l'ho lasciata davanti al Palazzo di Giustizia. Lei è scesa animata, decisa. I suoi occhi brillavano di speranza. Era al Palazzo di Giustizia e secondo lei, visto che il figlio era innocente, l'avrebbero aiutata. Io le ho dato l'indirizzo del mio hotel pregandola di farmi avere sue notizie in ogni caso. Lei mi ha salutato con la mano e non l'ho vista più. Chissà cosa le sarà successo. Molte volte ho pensato a lei, per me si è come persa nel tempo e tante volte mi sono chiesta che cosa sarà stato di lei e di suo figlio. Tu sia più bella cosa che in questo paese. Tu sei come una rosa, rosa, rosa m'accese. Sti carne profumate, vedete non tuo cuore, come fosse l'essenza, l'essenza è Cristo. Quella scialuppa salvavita di un mercantile che portava farina da Valdivia al nord naufragò, non si sa bene dove. Le onde la spinsero a questa costa e così adesso riposa nell'orto di casa mia, proprio come un animale dolce e familiare. Come quei ricordi che, nonostante il tempo, lasciano la loro orma negli angoli del cuore, conserva tuttavia piccole alghe marine, licheni delle acque profonde, quella flora verde e minuscola che decora il fondo delle barche. Ecco lì, lì io credo ancora di poter vedere l'orma disperata dai naufraghi, di tutti coloro che nell'angoscia della fine si aggrapparono a questa armatura marina mentre la tempesta li perseguitava con forza. Quando il sole non si è ancora nascosto, mi adagio su questa scialuppa naufragata e abbandonata tra le erbe di un orto. Sempre porto con me un libro che mai riesco ad aprire. Stendo il mio mantello sul barcone e disteso lì sopra
guardo il cielo, infinitamente azzurro. Mi assalgono sempre vecchi ricordi, sommersi nell'acqua del tempo. Nei luoghi della solitudine questi indefinibili briganti mi tendono agguati. Nei luoghi della solitudine sempre sento straniera la mia anima. Rumori inattesi, mormorii di voci sconosciuti, canti soggiogati e nuovi canti vincitori. Una musica strana, incontenibile, si spezza sopra il mio cuore come il vento sopra un bosco. Mujer, en esos momentos te amo sin amarte. En ti no pienso, porque nadie se detiene mi pensamiento. Como un pájaro ebro, como una flecha perdida atraviesa sin destino hasta perderse en la oscura lejanía. Yo mismo no recuerdo cómo pudiera recordarte. Pero tu amor descansa más adentro y más allá de mí mismo. Oh, vaso maravillado que trajo hasta mis labios el vino más dulce. Vaso de amor. No necesito recordarte. Como una letra grabada profundamente, bástame hacer volar el polvo impalpable para verte. No pienso en ti, pero abandonado a todas las fuerzas de mi corazón, a ti también me abandono y me entrego. Mi chiamano da Valparaíso. Devi venire immediatamente. Sono entrati in casa dalla porta che dà sulla terrazza. Perquisiscono e saccheggiano tutto. Se gli uomini delle forze armate, pagati per mantenere l'ordine, la sicurezza, la tranquillità, svuotano le case senza ritegno, indossando le uniformi che noi siamo abituati a rispettare, chi ci difenderà? Avverto i miei amici che sto partendo e che guiderò io stessa la macchina. Si preoccupano e mi dicono di non andare da sola o comunque di fare molta attenzione. All'uscita da Santiago mi fermano e mi perquisiscono. La macchina è vuota. Ho con me soltanto una valigetta che viene accuratamente esaminata. Che cosa state cercando? Se me lo dite, forse vi posso aiutare. Mi guardano duramente e con l'aria di farmi una concessione mi ordinano di proseguire. Dopo alcuni chilometri mi ferma un ragazzotto dai modi bruschi, mi chiede i documenti e mi ordina di scendere e di aprire il baule. Dove sta andando? Vado a Valparaíso, a casa mia, che è stata perquisita e saccheggiata. Siamo stati lì tutto lunedì. Iniziarono ad arrivare diplomatici, corone delle ambasciate, fiori e persone. Faceva freddo. L'aria arrivava da tutte le parti. Arrivarono gli amici intimi, scrittori, artisti e cantanti, a cui chiesi se sapevano cos'era successo a Víctor Jara. Aprieto firme mi mano y hundo el arao en la tierra. Hace años que llevo en ella, como no estar agota. Aprieto firme mi mano y hundo el arao en la tierra. Hace años que llevo en ella, como
como nuestra gota. Molta gente anonima portò fiori e lacrime, anche per quelli che non potevano arrivare. Verso mezzogiorno arrivarono alcuni rappresentanti della giunta e Matilde si rifiutò di riceverli. C'erano molti giornalisti stranieri e fino alle 7 la casa fu piena di gente. Un fiume di persone che in qualche modo esprimeva il dolore del Cile. C'erano molti amici che erano scomparsi dall'11 settembre, correvano il rischio, ma erano lì. Alcuni di loro evidentemente non avevano superato la paura di essere scoperti in quel luogo e quindi se ne andavano rapidamente. Gli stranieri esprimevano la loro indignazione. Ricordo l'ambasciatore svedese che gridava ai giornalisti: «Scattate foto! Foto, 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 questa è la prova più evidente di come sono selvaggi questi militari». C'era molta gente che girava intorno alla casa ma non osava entrare. Poi capimmo perché. All'entrata della strada si era appostato un camion carico di militari. Bisogna fare qualcosa. La gente ha il diritto di vedere Pablo. Le persone hanno paura e non osano avvicinarsi a casa nostra. Togliete immediatamente quel camion. Signora, è per dare protezione a lei e al signor Neruda, disse il militare. Matilde gli rispose che erano amici, il popolo, e venivano a vedere Pablo per l'ultima volta e che per questo non era necessaria alcuna protezione. Il camion fu tolto. È arrivata una delegazione della giunta militare? No. No, io non li ricevo. Parlaci tu. Sono ufficiali dell'esercito e il loro capo avrà, se no, 40 anni. Li faccio passare in quella che era stata la cucina, dove tutto è rotto e si cammina sui vetri. Portiamo le condoglianze alla vedova. Scusate, mi dispiace, ma la signora Matilde non può ricevervi. L'ufficiale è inquieto. Si guarda un po' attorno e poi... capisce che tutto questo non l'abbiamo fatto noi. Le forze armate non si comportano così. Questo è puro vandalismo e può essere stato fatto solo da dei delinquenti. Avrei voluto chiedergli allora chi aveva bombardato la moneta, ma mi trattenni. La giunta, con un cinismo spettacolare, attribuiva il fatto a una banda di ragazzini di 10 anni, quando in quei giorni anche il basso mondo si nascondeva per precauzione nei più profondi sotterranei. E anche i peggiori delinquenti erano angeli spaventati in confronto a questa invasione enorme che stava devastando e uccidendo il Cile. Ecco, permetta che le mostri. Ecco, vede, è strano perché non hanno rubato niente. E tutto fa pensare che siano intervenute molte persone in un'azione coordinata per riuscire a distruggere una grande casa come questa. È difficile che dei semplici delinquenti abbiano potuto agire con calma per riuscire a compiere un tale vandalismo. Non crede? E infine... gli porto a vedere la montagna di cose gettate nel canale con la precisa intenzione di occluderlo.
I militari sono imbarazzati. Non parlano. E se ne vanno. Avrei potuto dirgli molto di più. Per esempio che in questa casa non c'era più un bicchiere o una tazza in cui bere, né un letto, visto che tutti i materassi erano stati squarciati. E nemmeno la luce, ovviamente. Tanto che la veglia l'abbiamo dovuta fare con le candele, come in un triste, autentico funerale del sud. Il fuoco scattava alle 8. Era notte, per la strada non c'era già più nessuno. Ma ad un angolo mi avvicinò uno. Disse di essere un giornalista che cercava la casa di Neruda. Mi seguì e salì la scala di accesso, però si limitò a guardare all'interno. Era sicuramente un militare. Se ne andò. Matilde dormì un attimo, ma nemmeno due ore dopo era di nuovo in piedi. Tornò a guardare intensamente Pablo, come aveva fatto tutto il giorno. Vegliamo il corpo di Pablo tutta la notte. Il freddo era sempre più intenso. Poi però ci fu la gradita visita dei giovani tipografi di Kimantu. Venivano a chiedere se avevamo bisogno di qualcosa e portarono una bottiglia di liquore che francamente fu la benvenuta. Mi parve ammirabile la forza con cui Matilde prese in quelle ore penose la bandiera orgogliosa di Neruda, vigilando, attenta, che le cose accadessero proprio e soltanto conformi ai desideri e allo stile di Pablo. Già da lontano posso vedere la casa. Pablo l'ha fatta dipingere con colori chiari, allegri. Di colpo dimentico il viaggio. Prima di entrare, passo dagli amici del pian terreno. Il mondo sembra capovolto. Il figlio è stato incarcerato, non si sa dove. La figlia maggiore è ricercata e la più piccola ha solo 14 anni. È trattenuta a scuola. Quando salgo, la prima cosa che vedo è la porta del soggiorno. Distrutta. Poi un disordine indescrivibile. Entro in camera da letto. Pablo aveva comprato una bella porta a vetri di tanti colori. È in pezzi. Guardo tutto quel disastro e non riesco a capacitarmi di tanta barbarie. Per uno strano destino devo vedere distrutte le case che ho amato di più. Quella di Cilian, testimone dei miei primi sogni, rasa al suolo dal terremoto del 1930. Ma come avevano potuto crollare dei muri così spessi? Potevo riconoscerla solo dai castagni e dai noci che stavano in fondo al cortile. Solo loro erano sopravvissuti sotto quei mucchi di macerie. Erano sepolte le mie radici, la mia infanzia, così felice. La casa di Santiago l'avevamo fatta nascere su una collinetta piena di rovi. L'ho vista inondata, incendiata.
distrutta. E in questa di Valparaíso ci avevamo messo tanta cura perché fosse diversa dalle altre. Gli amici avevano comprato i piani inferiori e Pablo quelli di sopra, molto più piccoli. Nell'ultimo, un nido di passeri. Avevamo fatto la nostra camera da letto, da dove Pablo poteva vedere le navi che entravano e uscivano dal porto. In questa casa è stato molto felice. Martedì 25, alle 9 del mattino riuscirono a portare fuori la bara e si era già radunato un considerevole gruppo di operai e studenti e sentì il grido: compañero Neruda! Presente! I giornalisti stranieri di fronte a quella scena non potevano credere ai loro occhi. Tanto lì, come al cimitero, più tardi furono in molti, anche tra i giornalisti, a non poter trattenere le lacrime. La colonna aumentava. C'erano molte donne con fiori. C'erano studenti e anche bambini con i loro genitori. Da molte finestre si affacciavano persone per un saluto silenzioso, con un fazzoletto o semplicemente alzando la mano. Non era cosa da poco, perché chiunque apprezzasse la vita in quel momento doveva mostrare simpatia per nient'altro che il golpe. Alcuni aprivano le finestre e non si muovevano, semplicemente restavano fermi, guardando con gli occhi fissi. Bastava, perché non era un residuo di prudenza, era rischiare tutto per dire addio al poeta. C'era qualcosa di particolare in quel corteo. Nessuno guardava in faccia a nessuno, tutti guardavano dritto davanti a sé e sentivamo che il corteo stava crescendo. Una donna che sta piangendo prende un velo, se lo mette in testa come in segno di lutto e si unisce alla fila. Credo che anche la polizia si unì in mezzo a noi. C'era anche molta tensione, come quando incrociamo un gruppo di soldati con i fucili in mano puntati contro di noi, ma ciò nonostante procedevamo. Impossibile. Pareva un sogno. Qualcuno iniziò a cantare l'Internazionale. In quel momento, l'Internazionale. Erano frasi. Poi morivano nel silenzio, riprendeva in altre parti del corteo. Era come un mormorio dell'Internazionale. Qualcuno iniziò a recitare i versi di Neruda a voce alta. All'inizio erano solo poche file di persone, ma poi il corteo continuò a crescere in modo imponente fino a darci la sensazione della massa. El pueblo unido jamás será vencido. 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 De pie cantar que vamos a triunfar. Avanzan ya banderas de unidad y tú vendrás marchando junto a mí y así verás tu canto y tu bandera florecer. La luz de un rojo amanecer anuncia ya la vida que vendrá. De pie marchar, el pueblo va a triunfar, será mejor la vida que vendrá, al conquistar nuestra felicidad, y en un clamor mil voces de combate se alzarán, dirán, canción de libertad, con decisión la patria vencerá. Più volte qualche studioso di letteratura si è consumato gli occhi consultando cartine per capire dove fosse quel posto dai tramonti prodigiosi, davanti a quale mare, a quale latitudine terracquea, in che paese si trovasse Maruri, i cui tramonti tanto avevano affascinato il poeta. E più di uno non ha voluto credere che Maruri fosse una strada modesta di case proletarie sulla riva nord del fiume Mapocho, un magro corso d'acqua che taglia in due la città di Santiago come un'orrenda cicatrice.
Pablo ci ha insegnato a ricavare bellezza e poesia da luoghi, persone, cose apparentemente semplici. Figlio di ferroviere, ha avuto la vita segnata dal movimento, un andare e venire in un territorio, l'unico che ha sentito veramente suo e nel quale era sempre a suo agio. Questo territorio ha molti nomi, ma io amo definirlo della responsabilità solidale. Molti si riferiscono a Neruda come al grande poeta dell'amore, e lo è, dimenticando però che la sua poesia è tellurica, attaccata alla terra come le radici delle vetuste piante della sua patria australe. La prima volta che ho incontrato Neruda io avevo 14 anni e lui già aveva la sua età, nel vecchio Cinema Nacional, insieme ad altri ragazzi e ragazze, ricevetti dalle sue mani la tessera di militante della gioventù comunista. E con la sua voce stanca di uomo del sud, ci invitò a sognare, a essere grandi sognatori e a rendere realizzabili quei sogni che erano i sogni di tutta l'umanità. Per la mia generazione, Pablo Neruda è stato prima di tutto un cilenissimo Cyrano de Bergerac, nascosto dietro alla luce dei suoi versi, ci sussurrava all'orecchio le parole magiche per accecare d'amore le ragazze. E poi ci ha lasciato le basi per un orgoglio necessario, l'orgoglio di essere latinoamericani e intravedere un'identità che ancora oggi si dibatte tra la grandezza e la miseria, tra la gioia e il disastro, tra la speranza e il tradimento. Nel suo cuore di poeta palpitavano il Cile, l'America Latina e la Spagna. Fu grazie al suo interessamento che un giorno salpò dal porto francese di Trompe-l'Oeil una nave che conteneva un meraviglioso carico umano. Più di 2000 sconfitti repubblicani. Una migrazione forzata, come tutte. Ma che rappresentò per il Cile il più grande contributo culturale di tutta la sua storia. Quando nassi, mi madre se moria, con una santidad de anima en pena. Era su cuerpo transparente, ella tenía bajo la carne un luminar de estrellas. Leggere gli scritti autobiografici di Neruda è come camminare da soli nella sua casa di Isla Negra. Ella murió y nací, por eso llevo un invisibile rio entre las venas, un invencibile canto de crepúsculo che me enciende la risa e me la hiela. Fuori si infrange instancabile l'oceano alla vita che e al calore dei molti oggetti su esterile ramassone de vida inferma del fratello maggiore. El marfil de sus manos moribundas tornò amarilla en mí la luna llena. Por eso, hermano, está tan triste el campo detrás de las vidrieras transparentes. Esta luna amarilla de mi vida me hace ser un retoño de la muerte. E la locomotiva attende solo di ascoltare dalla voce del poeta l'ordine per sgranchire i suoi muscoli d'acciaio e i nomi dei suoi amici incisi a fuoco sui legni che reggono la casa. Cantano in tutte le lingue e così la solitudine diventa una festa. Pablo Neruda osserva le stagioni della sua vita con la stessa semplicità, lo stesso umile distacco con cui osserva
osservano il mare le polene che ornano la casa di Isla Negra. E così rimarranno attente alle tempeste. E così ci accompagneranno per sempre i versi di Pablo Neruda. Amabili sentinelle nelle notti più cupe. E fuoco per i giorni senza luce e senza diritti. E forza, forza per la stanchezza dei sognatori. Thank you.